Boom! I team of the season sono arrivati. Non farteli scappare. Igivolt è il sito che va per te. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. C'è il Monaco in ritorno in Champions League. E io veramente quando ci sono queste partite sono sempre preoccupato, perché l'andata l'abbiamo vinta 1-0, gol di Rashford, e da lì è partito e non si è più fermato. Ma questa volta il nostro uomo più in forma non sta bene, perché dopo la partita con l'Hellas di Verona è abbastanza stanco e quindi dobbiamo reinventarci una formazione da capo. Prima di iniziare però, come al solito, passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali dei Brailless, iscrivetevi dappertutto e salutiamo l'ultimo like su Instagram, che è di Davide Galli, che è Davide e dice ciao, quindi ciao Davide. Oggi però vi sfido, voglio che intanto questo video, come al solito, arrivi a 3000 like il prima possibile, e se ci riusciamo vi porto immediatamente un altro episodio di questa carriera allenatore. Inoltre qui sotto in descrizione c'è anche il link al mio profilo Facebook personale, quello il mio proprio, non quello pubblico, il mio vero e proprio. E voglio vedere se riusciamo a mettere tantissimi like anche alla mia foto profilo. In questo momento io ne conto 55, guardate, sembro anche una persona bella in questa foto profilo. Voglio arrivare, non lo so, 100, 200 like, sorprendetemi. Andate su Facebook e mettete tutti i like alla mia foto profilo, così posso vantarmi, posso tirarmela perché ho tanti like alla foto profilo. Mi sento molto un fashion blogger, molto un fashion blogger. Partito a partito, suave suave sito. Giochiamo subito la partita contro il Monaco. Andiamo a vedere come riusciamo a mettere giù 11 giocatori in campo, perché non sarà facile. Incredibile, ho tutti i centrocampisti stanchi. Mi tocca portarmi Mazzitelli in panchina. No dai, mi porto Chipsa, che mi dà un po' più di copertura, un po' più di dinamismo. Stavolta mi tocca lasciare giù Rashford e portarmi Niang, perché Rashford veramente è stanchissimo. Proviamo il tridente con Berardi, Bernardeschi e Belotti. Vediamo cosa ne viene fuori. Non possiamo assolutamente sbagliare. Abbiamo un vantaggio ridicolo in realtà, perché abbiamo vinto 1-0 in casa nostra. Gol fuori casa vale doppio. Quindi comunque il Monaco non ce ne ha fatti. Noi dobbiamo segnare almeno uno, o comunque cercare di non prenderle. Uno 0-0 sarebbe bellissimo, ma sappiamo che è molto rischioso. Partito forte subito il Monaco con Falcao. Attenzione, al limite dell'area, ancora Falcao. Rugani, si riesce a girare Falcao! Dopo 3 minuti. Dopo 3 diavolo di minuti. Rugani sbaglia tutto. Falcao si gira in un fazzoletto e Traoré la butta dentro dopo 3 diavolo di minuti. Falcao fa tutto lui con la complicità di Rugani, e poi Donnarumma esce anche male. Rugani e Donnarumma, due dei nostri fenomeni, dei nostri totem, dei nostri simboli, sbagliano. Ma questa è la Champions League. Cerchiamo di recuperarla subito. Sturaro, serve Spinazzola. E poi Spinazzola si riappoggia a Sturaro, che mantiene il possesso della palla. Riusciamo a girarla tutta e completamente. C'è Zappacosta che crossa dalla tre quarti. Berardi vuol fare la sponda per Belotti e non ci riesce. E Bernardeschi prova a metterlo sulla linea di fondo. La rimettiamo dentro. La palla è lì in volo d'angelo. Pellegrini la recupera e poi serve così. Bernardeschi che va subito dentro da Berardi. Attenzione, Bernardeschi si è buttato dentro. Berardi lo serve. Ostacolato, niente, tutto regolare. Dentro subito da Bernardeschi, che pone il dribbling con la sua velocità, con la tecnica può andare via. Tecnica del sasso per Emerson, che intercetta un pallone stratosferico. E poi attenzione che la recuperiamo con Baselli. C'è ancora Belotti, vuole andare dentro da Baselli e restituirla. Ancora Belotti, dentro a Berardi che va da Baselli finalmente. C'è Bernardeschi, infortunato, riesce a girarsi. Ancora Bernardeschi contro Emerson. Vai Zappacosta, spingi che ti accompagnano tutti. No, ancora, loro stanno giocando solamente a farci male praticamente. L'arbitro non fischia niente. Riusciamo a entrare in area, Berardi, ancora il tiro di destro, bruttissimo, ce l'hai sul mancio. Vai pure che Bernardo Silva non ti insegue. Ancora Spinazzola, arriva sul fondo, la crossa, che brutto cross. Forse però riusciamo a tenerla viva, invece no. Però Berardi, la porta lui, e c'è Belotti, largo, lo serve sulla corsa. Ancora il Gallo, che può accelerare, può strappare palla al piede, può affrontare. Ancora una volta ci steccano e non dicono niente. Belotti con il tacco riesce a far andare Pellegrini in aria. Pellegrini la cross indietro per il Gallo, che di testa prova il colpo. Ancora Bernardeschi dietro al terzino, riusciamo a spingere. Vai Chicco, fammi la giocata della vita. Ancora Bernardeschi che la mette per Sturaro. Subasic in calcio d'angolo, dai così ragazzi. Ah no,
No. Con il tridente veramente ho fatto fatica. Torniamo al nostro rombo solito. Io speravo di potermi difendere anche un pochino meglio con dei giocatori sulle fasce, invece non è andata così. Berardi, dentro per il Gallo, e poi ancora per Berardi, e poi ancora per il Gallo, che è in aria! Il Gallo! Il Gallo! Il Gallo Belotti! Il Gallo Belotti! Ce la fa! Alla seconda volta e sta per terra! Ma deve esultare! Tirati su Gallo Belotti, l'hai buttata dentro, e 1-1, e gol fuori casa, lo sappiamo vale doppio, Berardi Belotti, sempre loro due, che dialogano, Suba si c'è la prima volta, e la seconda, con anche il tunnel al portiere, guardatelo, eccolo qui, sotto le gambe, chiudere Subasic, perché se no, il Gallo Belotti segna, e va 1-1, sto male, quando esulto, guardate che colore ho, e ripartiamo in contropiede, Belotti, dentro per Berardi, c'è Niang, ancora lì, che si riappoggia ancora a Belotti, e andiamo da Berardi, ancora, Mimmo, sempre Mimmo, gli vuole saltare tutti, rimane su, Mimmo, allarga tutto, dove arriva Spinazzola, e la mette, c'è Pellegrini, mamma mia che bella azione, che belle giocate, Bernardo Silva, la mettiamo fuori, e ripartiamo col Gallo, che vuole prendere il fallo, far salire la squadra, ancora Belotti, ma che palla hai dato a Berardi, e adesso Mimmo, può partire, è un 2 contro 2, ancora Berardi, e c'è Belotti, e cerchiamo di servirlo, e non ci riesco, me la sono mangiata in maniera clamorosa, stiamo uniti, facciamo gruppo, facciamo squadra, facciamo che Berardi va a far fallo, Mendy sull'esterno, la può solamente mettere in mezzo, Falcao, alta sopra la traversa, mi dispiace Radamel, mi dispiace, Belotti la vuole spizzare, è finita, finisce qui, Sassuolo ai quarti di Champions League, contro uno tra Juventus e Manchester City, andiamo a vedere chi sarà, ma l'importante è che l'andremo a giocare noi, con la maglia nero-verde, sempre addosso e il cuore pieno di gioia. 0-0 tra Manchester City e Juventus, l'andata era 1-1. Dovrebbe essere il Manchester City ad essere passato avanti. E adesso c'è il Cesena. E ragazzi, noi abbiamo una partita da giocare, ma il Napoli ci ha preso, siamo pari, 64 punti tutti e due, il che vuol dire che bisogna vincere per allungare di 3 punti, perché perdere adesso vorrebbe dire riaprire il campionato in maniera clamorosa. Un po' di turnover sugli esterni, Mattiello e De Sciglio che è un po' che non giocano, Mandragora, Magnanelli e Baselli che deve stringere i denti perché è uno dei pochi rimasti superstiti, e Bernardeschi, Rashford e il Papu Gomez. Quindi turno di riposo per Berardi e Belotti perché ci servono freschi. Vai Papu, oggi è l'occasione buona per ricominciare finalmente a bailare come il Papu, come quello degli autogol, come il vero Papu Gomez in realtà. Mandragora dentro così per Bernardeschi che la stoppa, la mette giù e impegna subito il portiere. Questa è una bellissima palla per Rugani. Ragazzi, il Papu vuol far bailare i suoi compagni, soprattutto Rashford, ancora Gazzi dentro così, ancora Bernardeschi che vuole andare, palla al piede, vuole puntarli tutti, Bernardeschi dentro per il Papu che è in area, attenzione, il Papu aspetta e serve Rashford, ma la prende qualcun altro. Chi l'ha presa era uno dei nostri. Ancora lui, vuole servire Bernardeschi dentro. E poi c'è Rashford, che sta facendo il terminale offensivo. Larghissimo Rashford. Vuole entrare dalle vie laterali per poi accentrarsi. Cade in area e calcio di rigore. E se l'è guadagnato Marcus Rashford. Il nuovo dio, il nuovo Zlatan, che è più meglio. Ma davvero? La gente era convinta che io fossi serio quando ho scritto più meglio, quando all'interno dello stesso video c'era scritto che ero un troll e la gente non se n'era accorta. Bellissimo, vi voglio bene, vi amo. Ma Rashford si procura il rigore e va sul dischetto contro Gazzi. Attenzione, Marcus Rashford vuole la gloria eterna e la ottiene con il gol che sblocca la partita. Cesena 0, Sassuolo 1. Se l'è procurato, se l'è guadagnato. Ha preso la palla, l'ha messa sul dischetto e con una freddezza incredibile è riuscito a spiazzare a Gazzi, che aveva parato anche le mosche che passavano fino adesso. Il Papu subito cercare Rashford, che palla meravigliosa per il nostro Marcus, che adesso è in forma e non può sbagliarla. Rashford! E c'è il gol! La doppietta di Marcus Rashford! E adesso baila, perché la palla, Papu, gliel'hai data proprio tu. Bellissimo gol di Rashford, bellissima ripartenza, bellissimo contropiede, bellissima intesa Rashford-Gomez, bellissima doppietta di Rashford. È incredibile. Questo giocatore l'ho tenuto in tribuna per anni, ma è servito. È servito perché lui ha capito dove sbagliava e adesso è in formissima per un finale di stagione da triplete. E nel dubbio mi tocco anche i cosiddetti. Bernardeschi, ancora, vai Chicco, sparateli tutti, ancora Bernardeschi che si procura un altro calcio di rigore. Mi piacerebbe far segnare Bernardeschi, ma Rashford è un passo dalla tripletta, è un passo a portarci a casa il pallone, però grande Bernardeschi. Non ho ancora tirato un pallonetto quest'anno, quindi non so cosa potrà venire, io ci provo. No, non so fare. Sì,
credo, non lo so, non ho capito che cosa fa. Aspetta. Che c***o fa? Ma cosa ho fatto? Cos'era quella cosa? Con che tasti ho schiacciato? Scusate. Momento drastico della partita, sto male. Può girare, può provare a liberare un bolide dal limite dell'area. Vediamo se ci riusciamo. Lo stop, il tiro di Rashford per la tripletta vera e propria. E finisce qua, 2-0. Marcus e Rashford hanno segnato tutti e due, perché sono due persone diverse, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Simuliamo l'allenamento e poi andiamo subito a salutare l'ultimo like su Instagram. Ancora una volta passate qui sotto in descrizione, tutti i link ai vari social network, tutti i link ai canali dei Brailless. Iscrivetevi dappertutto, mettete il like alla mia foto profilo di Facebook. E l'ultimo like su Instagram è GBMIC18, che ha una foto con Buffon che è Superman. E niente, e ciao, come direbbero altri youtuber.